Il grande giorno parla fondamentalmente di famiglia. Da tanti anni, da 25 anni, che Aldo, Giovanni e Giacomo sono un po' la sua famiglia artistica. Ha fatto 7 film insieme. Che parenti sono loro tre per lei? Beh, come tutti i parenti, no? Gioie e dolori, però no, sono parenti, avercene, di parenti così. Sì, siamo stati sicuramente qualcosa che, di molto simile alla famiglia, magari no, però a un gruppo di amici molto unito, tanto che anche in questo film un po' c'è questo, perché l'idea mi è venuta quando si è sposata la figlia di Giovanni, che io ho visto praticamente da bambina, piccolissima, e quindi che si fosse sposata e lui le portasse all'altare e tutto quanto, sono cose che insomma. E quindi è stato lo spunto su cui poi abbiamo lavorato con gli sceneggiatori, e quindi quando c'è un matrimonio, appunto, le due cose su cui lavorare ci sono sembrate. Prima il divertimento che i matrimoni tradizionalmente al cinema possono dare, e soprattutto il loro fallimento, nel senso tutti gli imprevisti, e poi invece il fatto che il matrimonio è un momento della vita per chi si sposa, ma anche per i genitori, in questo caso, visto che è un film incentrato su di loro, è un momento insomma, emotivamente molto forte che può portare anche a grandi stravolgimenti, che è quello che forse a un certo punto può capitare in questo film. E appunto stravolgimenti. Da tre uomini e una gamba al grande giorno, lei è abbonato ai matrimoni un po' complicati, Beh, il ecco, matrimonio deve essere un po' senza complicato. spoilerare ovviamente, Sì. però è un modo da parte sua per dire che forse il matrimonio è questa istituzione attraverso la quale ci vogliamo illudere che ci sia prima o poi un lieto fine, un vissero e felici e contenti per tutti, che Beh, sì, diciamo che è molto, insomma, è un momento della vita in cui è facile porsi questa la grande domanda, proprio perché poi te la fanno, sì o no? E tu devi scegliere, e questa scelta e quindi sì, ovviamente è facile usare il matrimonio come momento in cui si sceglie cosa essere e cosa diventare, e se si vuole davvero quello che si vuole, che si dice di volere. E era così in Tre uomini e una gamba, in un modo ovviamente diverso, e anche le età erano diverse, e ora invece è declinato in un altro modo perché le età sono diverse, perché la vita ci ha portato cose che non ci aspettavamo, perché quando c'hai 30 anni non lo sai cosa succede poi dopo, e però adesso è il momento di ridere, ma anche di riflettere anche su queste cose. la tradizione dei film sui matrimoni è lunghissima. C'è stata qualche ispirazione a riguardo, oppure si è ispirato anche solo semplicemente alla realtà? Allora, no, guardi, alla realtà ci ho provato, nel senso di andare a vedere un po' di quelle cose dei matrimoni, era talmente allucinante e poco credibile che ho smesso di, cioè proprio impossibile ispirarsi ai matrimoni veri perché non Sarebbe sono, risultato non reale il no, ma sono film. delle follie proprio senza senso. Esatto. Quindi no, mi sono ispirato forse a un matrimonio che non c'è più, molto classico, appunto il Lago di Como, una cosa da borghesia lombarda, però di gente di Segrate che ha un mobilificio, e quindi già il confronto tra quello che si è e quello che si vuole mostrare di sé, è la prima cosa che può far ridere, ma anche poi può creare dei disagi. Non credo di essermi ispirato volontariamente a nessun matrimonio. A nessun film su Film, sì. matrimonio, e anche se poi è ovvio che quello che hai visto in qualche modo ti ispira. Ce n'è uno che però è un film indipendente americano che non ha nulla a che vedere con questo film, che però è stato anche scrivendo un film su cui riflettevamo, che usavamo come pietra di paragone, pur sapendo che stavamo facendo una cosa completamente diversa, che è Rachel Is Getting Married, che però veramente è un film molto bello, ma che c'entra pochissimo con questo. Però chi lo sa, dovrei rivederlo per vedere se abbiamo copiato qualcosa, può essere.